Gli attacchi sono avvenuti lo scorso fine settimana e ne dà notizia oggi Aiuto la Chiesa che soffre in un comunicato. Autori degli assalti, terroristi affiliati al sedicente Stato Islamico che si fa sentire in modo preoccupante nella provincia di Capo Delgado, colpita Macomia, situata a 180 chilometri dalla capitale provinciale Pemba, sede di una base militare. Macomia era già stata oggetto di attentati nel giugno del 2020, ma negli anni successivi, ricorda Aiuto la Chiesa che soffre, la zona era stata considerata più sicura rispetto al resto della regione, grazie appunto alla presenza delle forze di sicurezza e difesa del Mozambico. Il fatto che ora proprio la base militare sia stata scelta come obiettivo è un segnale di quanto la situazione stia degenerando. Anche i villaggi di Missufine e Cayerene, a 70 km da Pemba, sono stati presi di mira, incendiate le case. Gli attacchi sono stati confermati alla Fondazione Pontificia da diverse fonti della Chiesa locale. Di fronte all'arrivo dei terroristi, centinaia di civili sono fuggiti cercando rifugio nella boscaglia. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, con gli attacchi della seconda metà di aprile di quest'anno si contano circa 50.000 nuovi sfollati interni in Mozambico, un numero ora in crescita con gli attacchi dell'ultimo fine settimana.